i sindaci del comprensorio, con commercio, Confindustria, CNA, associazioni di categoria, ci siamo riuniti perché non è un problema di un singolo sito produttivo, non è solo un problema dei lavoratori dell'indotto, non è un problema di tutti degli abitanti di Gela, ma è un problema di un'intera comunità, di un intero territorio che si trova in una situazione di grave disagio. È un territorio che di fatto viveva grazie al cuore pulsante di un'industria che non c'è più e che si trova in forte difficoltà. Per questo tutte le forze sociali, tutti gli amministratori di quest'ampia zona dove ci sono circa 250.000 abitanti, oggi ci siamo riuniti qua proprio al Palazzo di Città di Gela, che è il luogo dove l'ENI ha deciso di smettere la propria attività, per firmare un documento congiunto da inviare al Presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio Renzi e al Presidente della Regione Siciliana Crocetta, per rappresentare le grandi difficoltà che ha questo territorio e per mettere davanti alle loro responsabilità le figure istituzionali che hanno il potere di decidere del futuro di un territorio. Quindi in modo unitario stiamo chiedendo con forza che la politica finalmente sia presente su questo territorio per dare quelle soluzioni che da troppo tempo stiamo aspettando e che ancora oggi non riusciamo a vedere.